Caterina Fort nasce a Santa Lucia di Budoia il 28 giugno 1915. La sua non è stata una vita facile perché aveva scoperto presto il dolore che provocano gli abbandoni e le mancanze. Prima la perdita del padre, poi quella del suo compagno, morto di tubercolosi poco prima del matrimonio. Poi di nuovo un altro amore finito male, dopo il matrimonio con un compaesano. Questo fu ricoverato in un manicomio a causa di squilibri mentali. Fu allora che, dopo il divorzio, scelse di ricominciare nella città di Milano e fu allora che conobbe Giuseppe Ricciardi, un siciliano proprietario di un negozio di tessuti in città che divenne presto il suo capo e amante. La sua storia con Ricciardi proseguì tranquillamente finché amici della famiglia di Ricciardi non riferirono alla moglie Franca voci sul tradimento. Quindi Franca, nell'ottobre del 1946, decise di raggiungere il marito insieme ai 3 figli. All'arrivo della moglie, Rina fu licenziata. La relazione con Ricciardi era ormai compromessa dall'arrivo della moglie Franca. Franca aveva fatto capire a Rina che doveva rinunciare al suo uomo. Pare che la donna le avesse rivelato di essere incinta per la quarta volta. Era una sera qualunque, di un inverno già annunciato dal freddo. E mentre le famiglie della città di Milano si riparavano tra il calore delle pareti domestiche, Rina Fort vagava apparentemente senza meta, forse per schiarirsi le idee, forse per decidere sul suo futuro. E una decisione in effetti la prese, drammatica e tragica. Si trovò lì, in via San Gregorio, proprio dove viveva la famiglia del suo amante. Scelse di bussare alla porta e ad accoglierla fu proprio Franca Pappalardo, la moglie di Giuseppe Ricciardi. Si sedettero al tavolo e parlarono, come raccontò la stessa Rina durante l'interrogatorio. La richiesta della moglie tradita fu una e soltanto una, quella di lasciare in pace la sua famiglia per sempre. La consapevolezza che forse la sua storia d'amore potesse finire, la gelosia, l'ira e rabbia incontrollata presero il sopravvento. Franca portò Rina in cucina. Prese una bottiglia di liquore per offrirle da bere. Cercò il cavatappi, ma non lo trovò e si recò nella sala da pranzo. A questo punto Rina ruppe il collo della bottiglia e se ne versò in abbondanza. Accecata appunto dalla gelosia, si alzò e andò incontro a Franca. Franca, alla vista di Rina, si spaventò, indietreggiando. E Rina si avventò su di lei, colpendola ripetutamente alla testa con un ferro che prese in cucina. Franca cadde a terra tramortita, sul pavimento, e Rina continuò a colpirla. Il figlio della donna, Giovannino, afferrò le gambe di Rina per difendere la madre. Lei lo spinse e lo scaraventò a terra. E dopo Rina colpì anche lui a colpi di ferro in testa. Poi colpì gli altri 2 figli, tra cui anche il piccolo Antonio che stava sul seggiolone, sempre col ferro in testa. Dopo Rina andò in camera da letto, si tolse le scarpe e se ne mise un paio trovato lì. Prese anche una giacca che si mise sul cappotto. Dopodiché aprì vari cassetti, asportando soldi e alcuni gioielli d'oro. Mise a soqquadro l'intera casa e tornò di là. Ancora non era morto nessuno, il piccolo respirava. Franca si dimenava, la figlia Pina rantolava e Franca fissò Rina dicendole: disgraziata, disgraziata, ti perdono perché Giuseppe ti vuol bene. Poi aggiunse: ti raccomando i bambini. Franca chiedeva aiuto, singhiozzando. Poi si mise a bocconi. Rina, per andare di nuovo nella camera da letto, passò su di lei con tutto il peso del suo corpo. Poi rovesciò sul viso delle vittime un liquido e prima di andarsene ficcò in bocca delle vittime dei pannolini imbeuti sempre di quel liquido. Poi scese le scale e se ne andò a casa sua. L'indomani si presentò al lavoro come se nulla fosse successo. Il delitto venne scoperto la mattina dopo dalla nuova commessa di Ricciardi, Pina Somaschini, che si era recata nella casa della signora Franca per farsi dare le chiavi del negozio. Le vittime giacevano riverse in una pozza di sangue, materia cerebrale e tracce di vomito. La signora Franca e il figlio Giovannino vennero trovati all'ingresso e i piccoli in cucina. L'indagine fu affidata al famoso commissario Nardone.
Per la polizia l'omicida era un conoscente della signora Franca Pappalardo, perché la donna lo aveva accolto in casa e gli aveva offerto anche da bere. Gli inquirenti così scartarono subito l'ipotesi della rapina finita male. L'omicidio di via San Gregorio pareva un delitto passionale, dato che erano stati uccisi anche i bambini, che non avrebbero potuto neanche testimoniare. Sulle unghie di Franca vengono trovati i ciuffi di capelli di donna. Una foto dei coniugi che ritraeva il loro matrimonio fu trovata stracciata. In più fu trovato un bicchiere con rossetto rosso sul bordo. Il marito di Franca si trovava a Prato per lavoro. Venne rintracciato e informato dell'accaduto. E in seguito venne interrogato e fece subito il nome di Rina Fort, sua commessa e amante dal settembre del 1945. La polizia si mise alla ricerca di Rina, prima a casa sua e poi nella pasticceria dove lavorava. Fu arrestata mentre serviva i clienti scherzando e raccontando aneddoti e trasportata in questura. L'interrogatorio comincia il 30 novembre 1946 nel pomeriggio, a meno di 24 ore dal pluriomicidio. Rina ammise di aver lavorato per Ricciardi, ma negò di essere la sua amante. Negò qualsiasi responsabilità del delitto. Il 2 dicembre, portata a casa Ricciardi, si mostrò indifferente. Riaccompagnata in questura, dopo 17 ore di interrogatorio, iniziò a cedere. Ammise di essere stata l'amante di Ricciardi e che la relazione era finita con l'arrivo della moglie. Sostenne di aver partecipato all'eccidio, ma di non aver toccato i bambini. Accusò Ricciardi di essere il mandante del delitto, assieme a un tal non identificato con un nome, Carmelo. Aggiunse che nelle intenzioni dell'ex amante, ella e Carmelo avrebbero dovuto scenare un furto per intimorire Franca, così da indurla a credere che la vita a Milano fosse troppo pericolosa e spingerla a tornare a Catania. Ma una volta giunti nell'abitazione, la situazione sarebbe precipitata, anche a causa di una sigaretta che il misterioso Carmelo le avrebbe offerto. Il 10 gennaio 1950, presso la Corte d'Assise di Milano, incomincia il processo contro Rina Fort, accusata di strage. Tra un'udienza e l'altra rilasciò diverse interviste, dipingendosi come assolutamente estranea ai fatti. A uno dei cronisti disse: «Lei crede che io sia così tranquilla se avessi sulla coscienza quei bambini?» Nel mentre Giovanni Ricciardi confermò il suo alibi, era a Prato per lavoro. Negò con toni accorati di aver mai preso parte a qualunque progetto omicida nei confronti della propria famiglia. Tuttavia, la sua figura non apparve limpida alla corte. Condotto sulla scena del crimine, parve più preoccupato di capire quali e quanti oggetti preziosi fossero spariti. A sua volta, portato in questura, si era precipitato singhiozzando tra le braccia di Rina Fort, gridando «Rina mia!». Malgrado la polizia lo avesse informato che la donna era la principale indiziata, Ricciardi comunque si costituì parte civile. Il cognato di Ricciardi a sua volta lo accusò di essere stato un pessimo marito e padre e di aver maltrattato la moglie. Rina fu condotta al carcere di Perugia dal San Vittore. Il 9 aprile fu condannata all'ergastolo, mentre Ricciardi fu prosciolto da ogni accusa. Il ricorso alla Corte di Cassazione presso in esame il 25 novembre 1953 confermò l'ergastolo. Rina Fort rifiutò sempre di considerarsi l'unica colpevole della strage. Rina scontò la pena nel carcere di Perugia fino al 1960, quando per motivi di salute venne trasferita nel carcere di Trani. Poi passò nel carcere delle Murate a Firenze. Chiese ed ottenne il perdono della famiglia Pappalardo. Il 12 settembre 1975 beneficiò della grazia del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Nello stesso anno morì Giuseppe Ricciardi, il suo ex amante, che nel frattempo si era risposato e aveva avuto un altro figlio. Rina, dal 1975, riprese il cognome dell'ex marito, Benedetto, e visse una vita riservata a Firenze, presso una famiglia che l'aveva accolta dopo la scarcerazione, facendosi chiamare Rina Furlan, fino alla morte per infarto il 2 marzo 1988. Ebbene ragazzi, con questo concludo questo video, spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto iscriviti, attiva la campanella e lascia un like. Noi ci risentiamo alla prossima, ciao!